Fausto Cristofari, segretario provinciale di Rifondazione Comunista. Anche voi state seguendo la questione dell'acqua pubblica? Sì, no, non da oggi, naturalmente dando il merito che va dato al Comitato Acqua Pubblica che da anni svolge questa azione meritoria. E certamente sì, è tenuto conto che in questo momento abbiamo l'esplodere di una nuova crisi, che è quella della siccità, e quando appunto il Comitato Acqua sottolineava per esempio l'elemento che gli acquedotti hanno delle perdite d'acqua terribili, che vanno dal 30 al 40, addirittura fino al 50%, sembrava una cosa detta al vento. Oggi che se ci affacciamo sul Po vediamo emergere le terre emerse sostanzialmente, vediamo sul Po, vediamo come quei ragionamenti lì fossero importanti e come sia importante ribadire l'elemento che l'acqua è un bene di tutti, deve essere un bene pubblico e un bene prezioso, ma prezioso vuol dire che serve alle persone, non che serve a valorizzarlo e a guadagnarci sopra. E credo che queste cose qui purtroppo oggi stanno esplodendo e diciamo è ancora troppo poco quello che si riesce a fare sul tema appunto dell'emergenza idrica. Penso però che siamo ben avviati e stiamo cominciando finalmente a porre la questione e ribadisco, questa azione oggi del Comitato Acqua Pubblica è assolutamente utile e fondamentale. Grazie. Prego, a voi.